consigliere, in che cosa consiste Laboratorio Bologna e soprattutto in quanti siete? Laboratorio Bologna è un gruppo di cittadini che vuole rimettere la politica, quella con la P maiuscola, al centro. Vuole trovarsi, discutere in maniera democratica e cercare di trovare soluzioni ai problemi della propria città e del territorio. Quando noi abbiamo iniziato a capire l'inganno e la pericolosità anche caratteriale dei due boss, abbiamo iniziato a guardarci negli occhi e a dire cosa facciamo. Tutta quella generazione lì, che è quella che poi ha lanciato il primo Movimento 5 Stelle in Italia, perché senza il boom qua, Bologna, Emilia Romagna, non avrebbe avuto credibilità il progetto, vuole essere, da Grillo e Casaleggio la vogliono completamente estinguere, vogliono fare pulizia etnica. Il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha conquistato città come Livorno, Civitavecchia, Bagheria, però restano delle polemiche interne, perché? È un movimento basato sull'idolatria, su marketing elettorale, liquefatto a livello territoriale, non mostra le carte, non spiega qual è la sua visione politica su tanti temi, dall'immigrazione all'economia, va a proclami spot che vanno magari di moda, che funzionano in quel periodo lì, ma questa non è politica, questo è marketing. Molti escono perché capiscono, finito il fanatismo, la suggestione, l'emozione dei buoni contro i cattivi che rivoluzionano tutto, capiscono che non c'è niente. Secondo lei a Modena che cosa non ha funzionato? Credo che le tematiche nazionali abbiano influito molto. La delusione verso il Movimento 5 Stelle, la non serietà. Mozzarelli è il peggior assessore che avevamo qua. Disastro che abbia vinto. La polemica con Pizzarotti come la vede? Credo che Pizzarotti sia separato in casa, lo dico già da un po', anche quando i divari di Maio eccetera dicevano è tutto chiarito, pace fatta, un malinteso, no. Lì c'è una guerra sotterranea che va avanti tra l'altro da tanto tempo. Anche quelli che comunque hanno continuato a garantire fedeltà al movimento, anche dopo l'espulsione mia di Federica, che però magari non si sono messi in ginocchio sui ceci dicendo che io ero un farabutto, non sono stati abbastanza convincenti nel come dire, cambiare un po' posizionamento. Grillo Casaleggio li vuole far fuori. Specie se ti chiami Federico Pizzarotti e hai un tuo asset di consenso. Per il dopo Errani come vi organizzerete? Io credo che, te la do in esclusiva, che la lista civica regionale sia il percorso da seguire e credo che ci potranno essere anche grandi risultati.